quando una coppia è travolta dalla passione. Tu adesso prendi la tua borsa, ti sciogli i capelli. Ti ricordi il ristorantino in collina? Nulla è impossibile. Quello con le camere sopra. La firma sulla fideiussione? Non te la metto. Passata la fame, gnugnu. Sono io, buonasera, buon pomeriggio, buona mattina, seconda di quando andrà in onda questa cosa. Sono lo gnugnu. Gnugnu e il mio fidanzato non mi dà nessuna soddisfazione, mi dà più soddisfazione Rocco il cane con una palla di vermi nell'intestino, che è tutto dire. E le feci sono verdi. Alberto, annusa un po' Ugo. Come dice dottore? Vedi se da dietro manda odore di tartufo? Apparentemente nelle mani di questa cinica stronza in realtà parto un po' come vittima e divento poco dopo carnefice. Sono in realtà un subdolo marito che finge di amare la moglie, vive all'ombra sua, del suo potere e dei suoi soldi, colleziona una sequenza di fallimenti uno via l'altro e a un certo punto assapora il gusto di essere diventato capo di tutto, perché sembra che lei sia morta, ma non è così. A quel punto allora mi trasformo in carnefice, non sono più vittima ma cerco, progetto di uccidere mia moglie per tornare ad assaporare quel gusto meraviglioso del potere. Alberto! Ma si può sapere cosa succede? Non mi è mai capitato di fare un personaggio così cattivo. Infatti quando facevamo le letture di sceneggiatura dicevo a Massimo Venier, che è il regista, dicevo, ma però in qualche momento lei non è che può essere un po' più brava, dai, poi, oppure questa roba qua non può dire troppo, perché noi in realtà anche io, che insomma la mia comicità non è proprio leggerissima, però non sono mai politicamente scorretta così tanto, anche perché non mi va, non mi piace. Invece questo film è un film politicamente scorretto, un modo di far ridere cinico, che era tipico della commedia italiana, tipico del Vedovo, e quindi noi abbiamo cercato di riproporlo. Gli affari vanno bene? Ma sai, con questa crisi c'è da fare i soldi a palate. Abbiamo lavorato usando la struttura, il soggetto e i personaggi di quella meravigliosa storia e poi però raccontando tutto ciò oggi. E quindi fatalmente le cose, l'alchimia tra queste due cose, cioè tra la realtà di oggi e quella storia, ha portato a questo nostro aspirante vedovo, che è una storia che appunto racconta senza troppi sconti la natura di certe persone, la natura di un certo potere e poi anche ci siamo molto divertiti a raccontare una coppia e, insomma, così cattiva, cioè, l'uno con l'altro sono davvero spietati. È arrivato il momento di trovare una soluzione. Finiamola qui, divorziamo, sì. La soluzione ce l'hai davanti agli occhi e non la vuoi vedere. Divorziare! No, no, fino a che morte non vi separi, morire deve. Perché a morire? Devo essere proprio io? In questo caso è la comicità è proprio il lato comico dell'arroganza dei mediocri, di quelli che si atteggiano a essere quello che non sono in grado di essere veramente. E l'ottusità e la bruttezza delle cose che si dicono in questo film arrivano proprio dall'ignoranza profonda di questi personaggi, che a me personalmente fa molto ridere. È in qualche modo più cinica, un pochino più nera, però proprio per questo mi diverte e mi è divertito. E io lo vedo che si impegna, si sforza, poverino, fa fatica, ma niente. Io ho anche un cagnolino preso dall'autostrada, però non di razza, che si chiama Gigia, e anche con lei c'è questa forma di assoluto amore e affetto. Però mi rendo conto che in alcune tipologie umane c'è quell'unica forma di comunicazione lì. Ah, io parlo solo con gli animali perché gli animali sono gli unici che ci danno soddisfazione, gli altri sono tutti delle merde. In realtà non è proprio così. Contatto a pressione, mi emoziono tutte le volte. Sì. Francesco Brandi e Alessandro Bisentini, detto anche Ale di Ale Franz, che è molto molto bravo in questo film, sono i miei soci. Non si sa perché Ale soprattutto mi adori, crede, l'unico nel mondo, che io sia una persona capace e intelligente, unico al mondo. Quando la cabina si accenderà io la vedrò e avvertirò Giancarlo via radio. Gli unici momenti difficili li abbiamo vissuti sulla curva della morte, al freddo, al gelo, sotto la pioggia, di notte. Insomma, condizioni veramente pietose, però alla fine, anzi, diciamo che questa cosa ci ha rafforzato e ora siamo ancora più uniti.
Già me li vedo i titoli del TG1. Rumeno ubriaco la investe e fugge. Susanna Almiraghi non c'è più. Il cordoglio della Confindustria. Montezemolo 2 punti. Ci mancherà. Ma da oggi c'è Alberto Nardi. Beh, io saluto Television perché come ogni anno ci vediamo ed è giusto che noi ci salutiamo come fra persone che si conoscono da tanto tempo. Fate i bravi, ci vediamo la prossima volta. Saluto Television Net. Baci. Diretta? Ma sì, va.